Ed eccoci qui immersi da bagagli, abiti, scarpe da inserire in questa valigia e ce lo racconterà Francesca Stracuzzi. Buongiorno. Buongiorno. Professional organizer. Gigi, come si dice professional? Organizer. Francesca, lei mi deve spiegare una cosa. Perché quando io parto, non vado Ma in vacanza, parti? Quando parto per lavoro, no, vorrei mettere nella valigia tutto quello che ho a casa. No, c'è allora, aspetta, posso fare io una premessa? Sì. Allora, Antonella e Gigi Marzullo, quando vanno anche a Milano per un giorno, due giorni, insomma, ho un mini weekend, Antonella ha una borsetta così, così, e Gigi Marzullo ha le capelliere. E io vorrei portare le capelliere, tutto, anche per un giorno. Che cos'è? Sì, allora, abbiamo delle persone, appunto, la maggior parte vorrebbe portare la casa con sé, così abbiamo tutto. Esatto. Così abbiamo tutto a disposizione. Come facciamo a decidere cosa ci serve, cioè serve realmente per quei giorni di vacanza? Innanzitutto, quando decidiamo di andare in vacanza, quando fare la valigia? Non va bene farla né troppo presto, cioè non una settimana prima, perché okay, poi rischiamo di prendere i capi e rimetterli, no? Cioè, ripensarci. Ci ripensiamo. Riprendi le risposte. E neanche, neanche all'ultimo minuto. Perché ti dimentichi sempre qualcosa. Quindi basta qualche giorno prima. Qualche giorno prima. Un giorno prima? Un paio di giorni prima. Un paio di giorni prima. Da cosa partiamo? Allora, la prima cosa in assoluto è avere una checklist della valigia. Una checklist, io sono appunto professional organizer e ho le liste per tantissime cose perché alleggeriscono, semplificano tantissimo la vita. È vero. E quindi io vedo tantissime persone, insomma, con cui lavoro, che vivono il momento della vacanza. Cosa metto in valigia? Cosa metto in valigia? Questo, una lista di cose? Ma questa sì, un po' divisa in categorie. La prima cosa da fare assolutamente è dividere, noi abbiamo già diviso qui in vari gruppi, in varie categorie, i vestiti, le scarpe, abbiamo gli accessori. E quindi dove ci mettiamo a fare la valigia? Troviamo uno spazio adeguato, di solito è il letto, mettiamo tutto sul letto, perché così poi quando tiriamo fuori non l'intero armadio, non la valigia, non mettiamo la valigia sul letto, no. Prepariamo i nostri abiti sul letto e controlliamo in base alla nostra checklist che ci sia tutto quello che ci serve. Allora andiamo al mare, mettiamo caso che facciamo una vacanza al mare, cosa ci serve, cosa ci occorre? Allora, abbiamo già iniziato, ecco, noi andiamo al mare, quindi abbiamo il pareo, abbiamo il costume, abbiamo il cappello. Iniziamo appunto con una categoria che sono i vestiti. Abbiamo anche delle magliette. Scarpe dopo. Le scarpe vanno alla fine. Alla fine? Sì, vi faccio anche vedere come vanno piegati. Vediamo come si piegano. Come vanno piegati. Allora, riusciamo a guardarlo, no? Ecco. Allora, vi faccio vedere. Io uso... Questa è la maglietta di Gigi Margiulo. No, me l'ha rubata. Gigi! Me l'ha rubata. Prepariamo proprio la valigia per te. Allora, guardate, fatta all'interno, piegata all'interno. Cioè, all'interno del collo, guardate. Non al contrario, di solito si piega al contrario, sì, no. Bisogna piegare. Soprattutto per chi è inesperto, così? Questo è molto più semplice, piegare in questo modo. Poi lasciamo un piccolo spazio finale e poi pieghiamo in due o in tre in base all'altezza. Poi va bene, sapete che sta in piedi da sole. Ah, adesso wow. Questo le ho già piegate. Sì, okay. Per andare più veloci. Poi abbiamo nella valigia, ho già gli organizer. Ecco, gli organizer sono delle... Si chiamano anche cubotti, appunto. Però dove sono di un materiale tecnico, perché questo? No, il materiale, guarda, è un materiale leggero, quindi sappiamo... Okay. Anche di cotone possono andare bene. Sì, però questi sono utili, per esempio, per le creme che si possono rovesciare, sì, vero? Cioè, che io questo certo, è un pasticcio che faccio spessissimo, dire. Continuo a piegare, insomma, i vestiti, qui abbiamo gli shorts... Poi abbiamo dei... Sento lo studio molto in fermento perché stanno preparando tutti un po' i bagagli, vero, per le vacanze? Ma no, dovete stare con noi qui. Ma questo è solo indumento femminile però, è maschile? Allora, è importante che ognuno abbia la propria valigia. Ognuno deve avere la propria valigia. Sì. In modo di non fare confusione. Quando perché sennò si fa confusione. Sì, si fa confusione. È vero. Si fa assolutamente confusione. Quindi questo organizer... Qui abbiamo questo sacchetto, ecco. Ecco, abbiamo già disposto. Adesso mettiamo anche l'intimo. Quindi l'intimo, il pigiama. Abbiamo messo pantaloncini, magliette. L'intimo. Che cosa possiamo mettere? Cappellino? Sì, il cappellino. Costume. Okay. E il pareo. E il pareo. Che è fondamentale perché per andare in spiaggia dobbiamo stare è leggeri. Terribile, e tanta roba va in questo piccolo... Gigi, questo te lo regaliamo poi, No.
Ti voglio vedere fare la valigia. Facciamo piegare una cosa a Gigi Marzullo. No, per favore. Voglio vedere piegare Gigi. Gigi, questo vestitino lo puoi piegare tu appena lo mettiamo? È piegato. Rifacciamo. È impossibile. Guarda, perché si può piegare tutto. Si può piegare allora, tutto. Spieghiamo a Gigi Marzullo come piegare questo abitino. Si può piegare tutto, ma lei mi deve spiegare come si può piegare tutto, facendo un esempio. Allora guardiamo. Tutto si piega. Sì. Così. Ecco, esatto. E poi le spalline contano come fossero spazio e poi andiamo sempre a... Perché più lo ripieghiamo e meno spazio occupiamo? Sì, certo. Esatto. Ma più che altro, come avete visto che... Creiamo un ordine. Sì, è tutto facilmente... Visibile. Visibile, è facile da prendere. Io posso prendere qualcosa. Invece quando pieghiamo... in maniera magari tradizionale, in orizzontali, capi, e prendiamo un indumento e casca tutto. Ma se no? Si perde la valigia, che succede? Che si perde la valigia. No, Gigi, adesso è un argomento, è un'altra cosa proprio, che purtroppo a volte succede, ma insomma c'è chi ci aiuta poi. Adesso Gigi, no, anche le vogliamo piegare la giacca di Gigi Marzullo. No, come si fanno a piegare le giacche? Ecco, non tutto possiamo piegare. C'è il portaabiti. Certo, che tu una giacca, bene. Una camicia, questi abiti non vanno piegati e vanno riposti sopra. Ah, si possono mettere in valigia? Si possono mettere però sopra. Adesso andiamo a vedere anche come andare a organizzare la valigia. Ecco, come organizziamo la valigia? Un altro argomento importante sono le scarpe. Le scarpe. Allora, noi donne cosa facciamo? Porteremo tutte le nostre scarpe perché le amiamo tantissimo. Tutte, ci piace cambiare, anche Gigi Margiulo ama le scarpe. Guardate. Sono molto grosse quelle di Gigi, occupano una valigia solo le scarpe. Allora, per le scarpe cercate di sfruttare gli spazi anche per mettere... intelligente abbiamo questa cosa dei calzini. I calzetti all'interno, no? Degli spazi per sfruttare al massimo la nostra valigia. Sì. Quindi questo mettiamo... ci piace. Me lo dai questo? Allora, quindi i calzini, no? Perché mi dicono che è un minuto, Gigi. Un minuto. Certo. Poi? Abbiamo anche il telomare, poi abbiamo qui una trousse. Sì. Si fanno a riporre le scarpe con i tacchi? Le dobbiamo mettere senso? Lo dobbiamo piegare, sì, esatto. Okay. Magari possiamo proteggere. In un sacchetto? Non dobbiamo metterle a contatto con altre cose? No, assolutamente. Io le ho proprio diviso anche i due spazi. Vi ho messo anche altre cose. Mi raccomando, ricordate la bottiglietta d'acqua, i documenti... Ma la bottiglietta d'acqua non nella valigia? No, nella borsetta, nella però borsetta. Mi raccomando, nella vostra borsetta. I documenti. Li dimentichiamo. Le ciabatte, dimentichiamo che sono le fondamentali. Le ciabatte da il mare. Il microfono, no? E queste altre abitini, sono abitini ai quali non vogliamo rinunciare. E stiamo per chiudere, valigia. Per concludere la allora valigia. Scusate che prendo anche... Comunque, se qualcuno dimentica... Se qualcosa si può sempre comprare nel posto dove si infatti, va. Infatti, questa la cosa importante. Viaggiate leggeri, fate la valigia con gioia. Tanto sempre è l'inizio della vostra vacanza. Esatto. E se dimenticate qualcosa, ormai ovunque potete trovare tutto. Tutte le cose. Dobbiamo stare leggeri, vero? Viaggiare leggeri. E quindi, Gigi, io lo so che tu, grazie a Francesca Stracuzzi, grazie Francesca, infinite. Francesca, ma secondo lei che cos'è il viaggio? È finito, un Gigi. Un modo di essere, finito, un finito, luogo da raggiungere. Gigi, è finito. Sono finiti i minuti. Il luogo è un luogo. Noi siamo in un viaggio, la vita è un viaggio. Va bene. Allora, Gigi, io lo so che questa è la canzone per te. Qual è?